Oggi vi mostrerò come con una semplice rivista si può creare un simpatico alberello di Natale. Allora, che dite? Cominciamo? Per prima cosa prendete una rivista, assicuratevi però che i vostri genitori l'abbiano già letta. Apritela con la copertina rivolta verso l'alto e stendete bene le pieghe delle pagine. State attenti però alle graffette di ferro, se no vi fate male. Dopo questo la apriamo per bene e la appoggiamo al tavolo. Con la copertina questa volta rivolta verso l'alto e cerchiamo di fare due pieghe. La prima in questa posizione. La seconda invece in questa maniera. Giriamo pagina e ricominciamo. Prima piega e seconda piega. Mi raccomando, è importante andare piano in modo che le pieghe vengano precise. Così ci vuole un po' di pazienza, ma il risultato alla fine sarà ottimo. Verrà fuori davvero un bel lavoro. Arrivati a questo punto, lo apriamo al centro e iniziamo con la piega finale, che consiste in piegare il foglio in questa maniera e di premere soltanto nella parte in alto, così. Ora lo giro e lascio, però non piego questa parte qui, in modo che l'alberello venga fuori bello cicciotto. E vado avanti così. Prendo un'altra pagina, sto ben attenta a premere solo la parte in alto, e lasciare senza piegature la parte basso. Così. Siamo arrivati ormai alla fine, ci sono rimaste solo le due copertine che giriamo e pigliamo. Prima però prendiamo un pezzetto di scotch e lo teniamo a portata di mano. Pigliamo le copertine. E le fissiamo con il pezzo di scotch. E adesso il nostro albero è pronto. Se volete potete anche personalizzarlo. Io per esempio ho attaccato un nastro, così lo posso appendere dove voglio, in camera oppure in soggiorno. Però spazio alla fantasia. Potete decorarlo come volete. Io per esempio ho preparato queste palline che
che grazie a un poco di scotch posso attaccare al mio albero. E potete anche disegnare e tagliare una bellissima stella di Natale. Spazio alla vostra fantasia e buon Natale a tutti!